il suo angelo sulla terra ad una meravigliosa fanciulla di Nazareth, di nome Maria, figlia di Gioacchino ed Anna, offerta a Dio nel Tempio fin da bambina ed ora fidanzata, come le buone fanciulle israelite, ad un ottimo giovane della stirpe di Davide, chiamato Giuseppe. L'angelo la trovò in casa nell'ora della preghiera e la salutò così. Ave, o piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Dopo il saluto, l'angelo diede a Maria il grande annuncio. Tu hai trovato grazia agli occhi di Dio, ed ecco che concepirai e metterai alla luce un figlio, e gli porrai nome Gesù. Maria pensò al voto di castità che aveva fatto e chiese spiegazioni all'angelo, che la rassicurò così. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la virtù dell'Altissimo capirà. Ed ella, dichiarandosi serva del Signore, chinò il capo. In quel momento il Figlio di Dio si incarnò in lei. L'angelo aveva detto a Maria che la sposa di Zaccaria, Elisabetta sua parente, attendeva un bambino. Maria decise perciò di recarsi a farle visita, per esserle d'aiuto e conforto, giunta ad Aincari ed entrata in casa di Elisabetta. Che il Signore sia con te. Benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. A queste parole Maria sentì il bisogno di un rezzolino di gioia e di lode al Signore. L'anima mia magnifica, il Signore, il mio Salvatore, poiché Egli ha rivolto lo sguardo all'umiltà della sua serva. Ed ecco che fin da oggi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Gioite, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente.
Va bene, si conosciamo. Sì. Fa troppo freddo, ci stanno in cappuccia. Prego, Katia. Sì, lo conosco. C'è Nando. Raffreddato sta ministra. La vedo in diretta, sì. Ma...